Cominciamo a vedere insieme proprio che cos'è il colloquio motivazionale. Innanzitutto, il colloquio motivazionale non è una tecnica precisa, specifica, non è qualcosa che puoi fare in un attimo, una tecnica specifica che applichi in un determinato contesto e solo in quello. In realtà, il colloquio motivazionale è uno stile di comunicazione. E probabilmente è proprio questa la forza del colloquio motivazionale. Essendo uno stile di comunicazione, va da sé che è qualcosa che può essere facilmente incorporato e facilmente adattato a tanti contesti diversi. E quindi anche al contesto della psicoterapia. E oggi vorrei proprio con voi vedere come può essere integrato ad un percorso di psicoterapia. È uno stile di comunicazione che è appunto collaborativo, cioè prevede una partecipazione attiva da parte del paziente in comunione con il terapeuta ed è orientato. Orientato che cosa significa? Significa che è sempre perfettamente chiaro qual è la direzione che si vuole dare a quella seduta, a quel colloquio e al percorso un po' più strutturato, cioè è chiara qual è la meta del nostro intervento. Ed è soprattutto una conversazione, uno stile di comunicazione appunto che dà estrema importanza e attenzione al linguaggio del cambiamento, così chiamato dai suoi autori, da Miller e Rolnick. Un linguaggio del cambiamento che durante questa breve presentazione vedremo insieme. È uno stile di comunicazione progettato proprio per sostenere e rafforzare la motivazione della persona ad effettuare dei cambiamenti, ad impegnarsi verso un obiettivo specifico, chiaro e condiviso, il tutto in un clima di accettazione e di facilitazione da parte del terapeuta, che insieme al paziente esplora ed evoca le ragioni interne e personali del cliente, del paziente a cambiare. Che cosa lo contraddistingue? Lo contraddistingue proprio una modalità di comunicazione, un linguaggio che viene riassunto dagli autori stessi con il termine guidare. E si colloca in una posizione proprio intermedia, se voi immaginate un continuum, si colloca proprio in mezzo tra uno stile di comunicazione direttivo, quindi uno stile improntato al dirigere, e uno stile di comunicazione invece più potremmo dire rogersiano, che è quello di seguire il paziente, di accettarlo e di comprenderlo in tutte le sue in tutta la sua sofferenza, in tutte le sue difficoltà e in tutti i suoi blocchi, diciamo così. Questo stile del guidare invece prevede proprio che il terapeuta si affianchi al paziente, accettando la sua sofferenza, le sue difficoltà, i suoi limiti, ma anche promuovendo ed esplorando insieme a lui un modo per cambiare rotta, per andare nella direzione che lo stesso paziente riconosce necessaria per il proprio benessere. Immaginiamo, facciamo già un primo piccolo esercizio immaginativo insieme, no? Provate ad immaginare e a pensare a qualcosa che non necessariamente un problema o qualcosa di così gravoso, Qualcosa che nella vostra vita vorreste modificare, no? Qualcosa che potreste migliorare. Pensiamo ad esempio a quante volte ci siamo detti, boh, vorrei mettermi a dieta e perseguirla, oppure vorrei andare a correre 3 volte alla settimana alle 6 di mattina perché dicono che sia il momento migliore. Ecco, proviamo ad immaginare una situazione di questo tipo ed immaginate che accanto a voi, che parla con voi di questa cosa, ci sia una persona che adotta uno stile direttivo e che quindi vi spiega che cosa dovreste fare per migliorare. Vi dice almeno 3 motivi e almeno 3 benefici che voi potreste ottenere dal praticare la corsa 3 volte a settimana. Che sottolinea quanto sia importante cambiare e vi dice che dovreste cambiare e che cerca di convincervi con veemenza a farlo. E se incontra delle resistenze, insiste nuovamente e ripete quanto appena detto. Ecco, probabilmente uno stile così molto direttivo
probabilmente creerebbe una forte resistenza in voi, quantomeno mi farebbe dire, ma com'è che tu ne sai quasi più di me di quello che è necessario fare e di che cosa dovrei fare? Quindi probabilmente si creerebbe un blocco, insomma. Immaginate di converso che voi raccontiate la vostra necessità di cambiare, di prendere questa direzione e dall'altra parte ci sia una persona assolutamente comprensiva, accettante, che vi accoglie, che però non stimola in voi la necessità di immaginare come fare questo cambiamento. Ecco, probabilmente sia l'uno che l'altro stile conversazionale, stile di comunicazione, probabilmente non vi farebbe muovere verso una direzione, verso quella direzione, cosa che invece fa e permette di fare proprio lo stile tipico del colloquio motivazionale. Un passaggio importante, soprattutto quando noi immaginiamo non solo noi stessi, ma anche e soprattutto i nostri pazienti, è tenere sempre a mente che è normale per loro e anche per noi vivere dei momenti di ambivalenza. Che cosa significa ambivalenza? Ambivalenza è quella situazione normalissima nel processo di cambiamento di una persona, nella quale la persona può stare per un certo periodo di tempo, nella quale sono attive contemporaneamente sia le motivazioni per effettuare il cambiamento, sia motivazioni che invece la spingono a conservare lo status quo, a rimanere così nella stessa situazione, a non fare dei passi verso un cambiamento. Ecco, probabilmente uno stile troppo direttivo, come ad esempio quello che abbiamo visto insieme poc'anzi, nel piccolo esempio che abbiamo fatto, ecco, sottolineerebbe con questa persona, diciamo così, ambivalente, in questa fase di ambivalenza, favorirebbe, permetterebbe ad essa in realtà di fare emergere una posizione contro il cambiamento. Quindi, come dire, una chiusura invece che una progressione verso una modificazione. Infatti, diciamo così, soprattutto nei casi complessi, è fondamentale tenere presente che questa fase di ambivalenza, dove sono presenti sia motivi per cambiare, ma motivi anche per non farlo, e anche la paura di fare un cambiamento, soprattutto in questi casi complessi, pensiamo ai disturbi di personalità, è importantissimo che il terapeuta non viva l'ambivalenza del paziente come una resistenza, come una negazione, come un ostacolo e quasi una svalutazione dell'intervento del terapeuta stesso. Ed è invece estremamente importante che questa resistenza venga letta come una normale fase del processo di cambiamento del paziente. Il colloquio motivazionale infatti si fa per e con qualcuno e non si fa su o a qualcuno. Quindi è estremamente importante che ci sia un'alleanza terapeutica. Ovviamente la diminuzione dell'ambivalenza è uno dei nostri obiettivi terapeutici e questo prevede che il terapeuta sostenga il paziente nell'evocare proprio questa contraddizione, questa ambivalenza tra quello che è il suo comportamento adesso e quello che invece sono i suoi scopi importanti di vita, con l'obiettivo proprio di amplificare questa dissonanza cognitiva, noi cognitivisti diremmo. Gli autori del colloquio motivazionale parlano proprio di frattura interiore, che è proprio la distanza tra lo status quo, e quindi la condizione in cui la persona si trova e uno o più obiettivi, diciamo così, importanti di cambiamento per la persona stessa. Scusate, sono uscita dalla presentazione, perdonatemi. Ok, addentriamoci un po' di più dentro questo colloquio motivazionale. E cerchiamo di capire quali sono le abilità di base per effettivamente condurre un colloquio secondo lo stile del colloquio motivazionale. Sono quattro sostanzialmente le abilità di base che sono necessarie a noi terapeuti per poter andare nella direzione di uno stile conversazionale del guidare e quindi per non essere né troppo direttivi
né troppo quelli che seguono il paziente senza evocarne il cambiamento. Queste quattro abilità sono il fare domande aperte, sostenere il paziente, essere in grado di fornire ascolto riflessivo e riassumere quanto detto dal paziente, quanto detto all'interno del colloquio. Vediamole adesso insieme, una per una. Ovviamente, se avete domande da fare, anzi, a me farebbe molto piacere che voi ogni tanto vi permetteste di intervenire. Sbloccate pure il microfono perché magari se io sto parlando non vedo velocemente la chat e datemi un cenno che comunichiamo e conversiamo più che volentieri, visto che stiamo parlando di conversazioni, lo facciamo volentieri. Ok. Allora, una domanda aperta e voi dite, vabbè, insomma, una cosa che conosco molto bene, so distinguere cos'è una domanda aperta da una domanda chiusa. È vero che è così, in realtà non è così immediato. Quando siamo all'interno di un colloquio di psicoterapia o magari anche il primo colloquio che facciamo con i nostri pazienti, non cadere nella trappola del fare tante domande chiuse. Poi vedremo che è proprio una trappola questa, che in realtà sposta il paziente dalla motivazione a cambiare. Una domanda aperta è una domanda che permette, a differenza delle domande chiuse, di comprendere le motivazioni, gli stati interni e i valori della persona e migliorarne la collaborazione. Questo perché? Perché una domanda aperta permette alla persona di riflettere molto prima di rispondere, o quantomeno di riflettere molto di più di quello che farebbe se invece ci fosse, se noi le proponessimo una domanda chiusa. Ma soprattutto permette proprio, ragionando di più, di allargare proprio i confini della risposta stessa. Questo allargamento, chiaramente, ci dà un sacco di informazioni in più anche a noi clinici e ci permette di comprendere molto meglio il paziente. Quindi, ad esempio, quando immaginiamo un primo colloquio, immaginiamo che domande utili e buone possono essere, ad esempio, cosa l'ha portata qui oggi? Già questo presuppone che il paziente racconti e ampli e approfondisca il motivo per cui è lì. Un'altra domanda utile è proprio in che modo questo problema influenza la sua quotidianità. Anche qui, molto diverso sarebbe dire, eh sì, immagino che gli attacchi di panico non le permettono più di guidare, vero? E lui ci può dire, sì, no, forse in parte, però noi otteniamo una risposta che è solo, ad esempio, su quanto riesco o non riesco a guidare, ma in realtà magari. Sì, se noi formuliamo invece una domanda aperta, lui esplora tutti i campi in cui, ad esempio, evita di esporsi per paura di provare nuovamente panico. Un piccolo esempio, no? È molto utile anche formulare domande aperte quando vogliamo sondare che cosa spera che la persona voglia raggiungere da questo percorso, cosa sta cercando nell'essere lì con noi in quel momento lì. Come, ad esempio, immagina di poter essere. A fine terapia, di quindi come vorrebbe reagire alle stesse situazioni dal punto di vista emotivo, cognitivo, ma anche comportamentale. Chiaramente formulare domande aperte è un'abilità che un po' tutti quanti noi sviluppiamo nel corso dei nostri percorsi formativi, è qualcosa a cui siamo già molto abituati. La seconda abilità che prevede il colloquio motivazionale è indubbiamente più complessa e va indubbiamente più allenata, sulla quale proprio ci dobbiamo formare, ma anche la nostra scuola, e se vi iscriverete, insomma, se diventerete dei nostri allievi, lo vedrete quanto è favorita la capacità di sviluppare questo ascolto riflessivo rispetto a quello che dicono i nostri pazienti. Che cosa sono le affermazioni riflessive? Le affermazioni riflessive esprimono proprio un'ipotesi sul significato di quanto il paziente sta dicendo e svolgono un'importante proprio funzione di approfondimento e di comprensione di quanto sta accadendo nella mente del nostro paziente, che spesso si rivolge a noi in un momento di confusione, di disordine, dove le cose sono tante, e avere la capacità di riflettere quello che lui ha appena detto. È indubbiamente una capacità
che permette di mettere ordine e fluidità nel racconto del paziente. Qui vi ho riassunto, ad esempio, un breve pezzo di colloquio, no? Dove potete vedere nelle risposte proprio questa abilità di riflettere quanto appena detto dal paziente, ma riformulandolo in modo che sia adesso più comprensibile, ma che aggiunga anche un pezzo di approfondimento, di comprensione ulteriore. Guardiamolo insieme. Ad esempio, la paziente dice: ho perso il controllo, mi sono arrabbiato, ho lanciato gli oggetti addosso al mio compagno, non so cosa mi stia succedendo. E il terapeuta si sente agitata e confusa per quello che ha fatto. Vedete come già si dà un rimando di quello che è uno stato interno della persona, che si sente già non solo compresa, ma già aiutata nel definire che cosa gli sta succedendo. Sì, ho perso il controllo e non è la prima volta. Ah, quindi non è la prima volta che le capita di provare questa rabbia, che le fa lanciare oggetti. Esatto, quando mi lasciano sto malissimo. Ah, sono emozioni intense, dolorose. Sì, mi fanno rovinare le relazioni, allontanare le persone. Ah, dunque, finora mi ha parlato di queste reazioni forti, che non le piacciono, che la agitano, la sconfortano, che la ostacolano. La ostacolano in qualche altro modo? Vedete la domanda aperta dopo aver riflettuto insieme al paziente rispetto ai suoi stati. Non dormo bene per giorni, tendo a ritirarmi, a lavorare bene. Questo è un problema. La preoccupa il modo in cui si sente dopo queste reazioni e il modo in cui condizionano le sue giornate, facendola ritirare e lavorare. Questo vedete già che apre spazio a vedere insieme alla paziente i limiti, i costi dei suoi comportamenti e già inizia a motivarla a ragionare sulla necessità di modificarsi, di modificare alcune cose. Uno stesso colloquio condotto con tante domande chiuse, senza un ascolto riflessivo, diventerebbe un interrogatorio. E la paziente probabilmente ci saluterebbe di lì a poco, finito il primo colloquio. Ok, la terza abilità di base è proprio quella di sostenere il paziente, come abbiamo detto prima anche nella presentazione della scuola. Noi non siamo dei tecnici e basta, eh. Noi siamo dei clinici formati e in grado di costruire e gestire una relazione terapeutica. E anche di sostenere il paziente. Sostenere il paziente significa fare attenzione alle sue risorse, ai suoi progressi, ai suoi sforzi. Quindi, ad esempio, con affermazioni quali: in questa settimana si è impegnato a fondo, le sue intenzioni erano buone, poi non è andata proprio come voleva, ma ci ha provato. Si sente triste per non essere riuscito a sospendere il suo rimuginio, ad esempio. Tuttavia, è riuscito a posticiparlo di qualche ora. Questo è un progresso rispetto al punto di partenza. Conoscendo la sua storia, mi sembra che lei abbia fatto tutto ciò che poteva per far fronte a questi stati d'animo così dolorosi. Come potete vedere, queste non sono affermazioni posticce, cioè non è come dire: ma sì, lodo il paziente e lo assicuro che va tutto bene. No, cioè faccio un lavoro di validazione del paziente. Come ci insegna la linea, è un processo quello della validazione necessario, soprattutto nei pazienti complessi e più gravi, no? Appunto, non è una lode posticcia, è un riconoscimento del valore e degli sforzi e dell'impegno della persona che abbiamo davanti. L'operazione del sostenere è anche importante che non venga fatta esclusivamente in prima persona, cioè io terapeuta valido i tuoi sforzi, le tue caratteristiche, le tue risorse e così via, ma sprono te stesso a riconoscerti le tue capacità, i tuoi sforzi, i tuoi progressi e così via, in modo tale che sia lo stesso paziente che pian piano autonomamente diventa in grado di riconoscere questi passaggi fondamentali. Ok, la quarta abilità di base del colloquio motivazionale è quella di essere in grado di riassumere quanto detto dal paziente. E voi direte: vabbè, insomma, dai, non mi sembra così complesso. In realtà, nei colloqui con i pazienti, soprattutto quelli un po' più complessi, le informazioni sono tante, a volte sono anche disordinate, no? E riuscire a fare un riassunto e fare da
un collegamento, creare una sorta di fil rouge con il paziente è un'abilità molto importante da sviluppare, proprio perché offre una sorta di riordino, di collegamento e permette anche poi una transizione ad argomenti successivi. In questo modo il paziente non solo ascolta se stesso finché lui parla e descrive la sua esperienza, ma sente anche qualcun altro fuori da lui che riflette e riassume quanto ha detto. Questo è un passaggio molto utile per mostrare, ad esempio, l'ambivalenza rispetto a un cambiamento, per mostrare quanto siano presenti motivazioni per cambiare e quanto in lui in questo momento siano presenti anche motivazioni per permanere nello status quo. Qui proviamo a guardare insieme questi tre piccoli esempi, no? Dove vediamo un esempio di un riassunto di riordino, il primo, un esempio di riassunto di collegamento, il secondo, e nel terzo un riassunto di transizione. Guardiamo il primo, leggiamolo insieme. Ah, quindi le cose che lei sente necessario modificare sono la sua eccessiva attenzione ai suoi sintomi corporei, la sua eccessiva preoccupazione sul suo stato di salute e l'eccessivo uso di internet per verificare il suo stato di salute. Vedete, cioè il terapeuta ha riassunto le preoccupazioni sulle quali il paziente intende fare delle modifiche per migliorare, diciamo così, la sua qualità di vita. Cos'altro le viene in mente in questo momento che ritiene ad essere d'ostacolo per la sua quotidianità? E rilancia con un'altra domanda aperta. Un esempio invece di riassunto di collegamento è l'essersi, ad esempio, si è sentito deluso e poco rispettato in quella situazione. Ricordo che lei mi ha già detto che quando qualcuno la ignora, come in questo caso lei si arrabbia molto. Vedete, il terapeuta fa un pezzetto di ascolto riflessivo e collega quella riflessione a qualcosa che ha già sentito, qualcosa che il paziente ha già descritto e che quindi ha già vissuto in altre occasioni. La terza modalità di riassumere permette una sorta di transizione. Vediamola insieme. Bene, si ricorda che gli ho detto che oggi, prima della fine del nostro incontro, avremmo deciso insieme quale situazione, nelle piramidi delle situazioni che lei evita, sarà l'oggetto della sua attenzione e dei suoi tentativi questa settimana. Ma prima di questo, mi permetta di verificare se ho capito bene quali sono le esperienze che al momento lei evita, dalla meno spaventosa alla più spaventosa, camminare da solo in strada, andare al cinema e così via. Bene, è una sorta di riassunto che permette la transizione all'affrontare un'altra questione importante, in questo caso un paziente con disturbo di attacco di panico che evidentemente fa tutta una serie di evitamenti durante la sua giornata. Sono domande fino ad ora? È tutto chiaro? Possiamo proseguire? Vediamo se riesco a vedere la chat. Ok. Ditemi un po'. Se non vedo le vostre domande in chat, aprite pure il microfono, perché magari finché c'è la condivisione dello schermo, alcune funzioni mi sono un attimo non immediatamente visibili. Vado? Ok. Ok, se fino a questo momento abbiamo visto insieme quali sono le quattro abilità di base del colloquio motivazionale, adesso vediamo insieme quali sono i quattro processi del colloquio motivazionale. Questi processi che vedete qui riassunti in questa scala, no? Il primo stabilire una relazione, il secondo focalizzare, il terzo evocare e il quarto pianificare. Questi quattro processi sono sia sequenziali, cioè vengono uno dietro l'altro, ma sono anche ricorrenti. Cosa vuol dire? Che ogni processo si sovrappone al precedente, che però continua a sussistere, a permanere in quanto fondamento del seguente. Non sono fasi che si chiudono, cioè apro, stabilire la relazione, a un certo punto la chiudo per aprire la focalizzazione che poi chiudo e così via. No, come potete vedere, stabilire una relazione è un processo che inizia e finisce nel momento in cui finisce la terapia. Persiste, perdura fino alla fine. E come potete vedere anche il focalizzare, l'evocare e poi, come ultimo, vedremo il processo proprio di pianificare il cambiamento.
Nel corso del colloquio o del trattamento, ovviamente si può salire o scendere questa scala, no? Tornando al gradino precedente tutte le volte che è necessario portare di nuovo attenzione. Cioè immaginiamo che si avverta una resistenza, una difficoltà nella relazione. Benissimo, cioè concentriamoci sullo stabilire nuovamente la relazione. Immaginiamo che dopo aver condiviso con il paziente la sua mappa di cambiamento e magari stiamo già un po' pianificando il cambiamento, di nuovo ci sono dei dubbi su dove andare. Bene, vorrà dire che dobbiamo tornare nuovamente a focalizzare qual è il nostro obiettivo condiviso e così via. Quindi non immaginatele come cose che iniziano e si chiudono per poi aprire la seconda e la terza. Non è così. È una scala su cui si può scendere e salire tutte le volte che è necessario. Vediamoli insieme uno per uno questi processi. E vediamo insieme quali sono le domande che da terapeuta, da clinico, io devo pormi per capire se ognuno di questi quattro processi sta andando nella direzione giusta. Stabilire una relazione chiaramente è il processo attraverso il quale le due parti in gioco, quindi insomma il cliente, il paziente e il terapeuta stabiliscono una relazione di fiducia e di rispetto e di collaborazione. La letteratura scientifica, e ce n'è tanta di letteratura scientifica su questa cosa, mostra come le persone che vengono coinvolte in modo attivo e diretto nel processo terapeutico hanno più probabilità di rimanere, di aderire e anche di beneficiare del trattamento psicoterapico. Quindi è, diciamo così, un processo trasversale che deve essere, come dire, curato e gestito nel modo giusto. Proprio perché, come dire, è un elemento che ci assicura, anche il buon esito proprio dell'intervento stesso. Ok. Le cose che sono utili, le domande insomma che sono utili da porsi in questo caso, ad esempio sono: mentre parla con me questa persona, quanto si sente a suo agio? Come la vedo? Com'è finché è lì con me nella mia stanza? No? È agitata, non è agitata, è in un clima, diciamo così, di fiducia, abbastanza sereno per poter comunicare, eccetera, oppure sento, diciamo così, che ci sono delle difficoltà, che è impaurita, che sulle spine, che si vergogna e così via. Quanto sono di supporto in questo momento a questa persona? Riesco a capire il suo punto di vista e le preoccupazioni di questa persona o ho la sensazione in realtà di non stare capendo bene cosa mi sta dicendo? E quanto questa relazione viene percepita come una relazione collaborativa? Ecco, queste sono domande, diciamo così, interne che noi dobbiamo sempre tenere a mente. Quando siamo lì con la persona, noi dobbiamo sempre interrogarci, anche attraverso i segnali non verbali, soprattutto direi attraverso i segnali non verbali, se in quel momento lì c'è una relazione di fiducia e di collaborazione. Adesso vediamo insieme. Un attimo solo, perdonatemi. Un attimo che controllo una cosa. Ok, perfetto, un attimo ho controllato la chat che non ci fossero messaggi fino a questo momento. Ok. Io qui vi ho riassunto, secondo me, una parte molto utile che ci permette proprio di, fin proprio dall'inizio, di stabilire una buona relazione. E voglio proprio condividere con voi una serie di trappole in cui noi possiamo cadere e che non aiutano a stabilire una buona relazione con il paziente. Una l'abbiamo già un po' introdotta all'inizio quando abbiamo parlato delle domande aperte e delle domande chiuse, appunto. Ed è la trappola domanda-risposta. Ad esempio, quando nel primo colloquio sostanzialmente chiediamo in modalità proprio di domanda chiusa veramente tantissime cose. Quindi come se diventasse quasi una seduta di assessment intensiva
in primo colloquio, no? Dove chiediamo veramente tante informazioni, da quelle anagrafiche le condizioni di vita, ai sintomi, eccetera, in una modalità proprio a domanda chiusa, che diventa una sorta veramente un po' di interrogatorio. Questo può portare immediatamente il paziente ad assumere un atteggiamento molto passivo, come dire, tu terapeuta, sei quello che sa che cosa chiedermi e continui a farmi domande, e io posso semplicemente, in modo molto passivo, dirti sì, no e dare qualche cenno. Sono molto subordinato. Diciamo che spesso nel primo colloquio possiamo provare, diciamo così, anche noi terapeuti, un po' di ansia, un po' di agitazione. Ecco, se questa cosa non è questo nostro atteggiamento, questo nostro tratto, magari non è a noi ben noto e noi non conosciamo bene questo nostro pezzetto del funzionamento, possiamo proprio utilizzare molto questa piccola trappola, cadere molto in questo schema rigido domanda-risposta, di fatto precludendo la possibilità di favorire una discussione, una conversazione più allargata sulla sofferenza e sulla motivazione al cambiamento del paziente. E quindi questa è una prima cosa a cui fare attenzione. La seconda trappola è la trappola dell'esperto, cioè io sono l'esperto e ti dirò come risolvere il tuo problema, quasi come se io fossi più a conoscenza di quello che ti succede di quanto non lo sia tu. Chiaro. Io sono una persona formata, sono uno specialista e sono qui per affiancarti, anche per informarti, ma diciamo così, non salgo in cattedra come l'esperto della tua mente. Mi tengo in un'ottica di comprensione, di esplorazione e di collaborazione. Altrimenti, chiaramente, creo una forte distanza e soprattutto una posizione di forte subordinazione, che noi sappiamo essere la posizione che più spesso facilita un mantenimento dello status quo e quindi non favorisce una reale, personale ed interna motivazione al cambiamento. La terza difficoltà, la terza trappola in cui possiamo incappare è quella della focalizzazione prematura. Cosa significa? Significa correre a concentrarsi su un obiettivo, su un problema, senza aver stabilito una relazione di fiducia e di collaborazione, ma soprattutto di condivisione del funzionamento del paziente. Questa cosa la vedremo poi con Giovanni Maria Ruggero, che ce la illustrerà bene e capiremo bene insieme quanto è importante farlo. E quindi prima di aver iniziato una reale collaborazione, aver concordato degli obiettivi condivisi del trattamento. Questa trappola è particolarmente rischiosa perché uno, magari spingiamo sull'acceleratore verso un obiettivo che magari non è quello del paziente, che magari sembra il più urgente, il più prioritario, il più buono a noi, ma magari il paziente non è d'accordo con noi. E poi perché probabilmente per favorire ed evocare motivazioni sincere del cambiamento personali sentite da parte del paziente, è necessario che ci sia una fase in cui si stabilisce, diciamo così, la relazione e la collaborazione. La quarta trappola che qui vi annoto è la trappola dell'etichettatura. Diciamo che il colloquio motivazionale tende e raccomanda, diciamo così, di deenfatizzare il ruolo dell'etichettatura diagnostica, chiaramente in quei casi in cui il paziente vive l'etichetta diagnostica come un ostacolo al cambiamento, cioè aiuto. Mi hanno detto che ho questa cosa qua, avere questa cosa qua mi blocca, è impossibile superare questa cosa, è una cosa connaturata in me, talmente intrinseca che non posso farci niente. Ecco, se il paziente ha queste teorie naive sulla sua sofferenza e sull'origine della sua sofferenza, è molto rischioso porre molta enfasi sull'etichetta diagnostica. Ed è molto invece probabilmente più favorevole porre attenzione al contenuto del problema del paziente, al suo funzionamento, alle aree per lui difficoltose, senza necessariamente ficcare il paziente dentro un'etichetta diagnostica che lo spaventa. La quinta trappola è la cosiddetta trappola delle chiacchiere. Ed è una trappola, ahimè, che esiste. Ed è molto rischiosa, perché diciamo
diciamo così, quella sensazione di stare chiacchierando con il paziente, no? Fare quelle famose quattro chiacchiere che però chiaramente non sono diciamo così, qualcosa che abbia i connotati di un intervento clinico che abbia un senso e che abbia un rigore scientifico. Ecco, le quattro chiacchiere si fanno da un'altra parte, non all'interno di una relazione terapeutica. Quando è che si rischia di chiacchierare? Si rischia di chiacchierare quando non è chiaro e non è condiviso l'obiettivo terapeutico, quando non è chiaro nella nostra mente, quando non è condiviso con il paziente. Quindi condividere il funzionamento del paziente. Quindi qual è il suo tema doloroso? Che cosa ha fatto in tutti questi anni per proteggersi da quell'area di sofferenza? Che cosa adesso non funziona più? Quali sono i costi che paga tenendo alcuni comportamenti, alcuni atteggiamenti? Ecco, se noi non facciamo questa formulazione condivisa del caso, rischiamo veramente di far quattro chiacchiere. Ma insomma, non è quello che vogliamo. Assolutamente. Ok? Passiamo ora al secondo processo che caratterizza il colloquio motivazionale, che è quello di focalizzare. La focalizzazione è il processo attraverso il quale si definisce e si mantiene una direzione specifica in questa conversazione sul cambiamento. E quindi le domande che io, terapeuta, devo avere in mente, le principali, poi ne possiamo avere altre, qui ve ne ho riassunte qualcuna. Sono quali sono i reali obiettivi di cambiamento di questa persona? Le mie aspettative di cambiamento sono uguali o sono diverse da quelle della persona che ho davanti? Soprattutto, stiamo andando nella stessa direzione, verso lo stesso obiettivo? Ho chiaro dove sto andando? E in questo muovermi verso quell'obiettivo, io sto danzando e muovendomi quindi in modo fluido con il paziente, o in realtà ci sto un po' facendo a pugni perché lui è ancora nell'ambivalenza, non ha chiaro quali sono le sue motivazioni, vorrebbe andare da un'altra parte, quindi stiamo invece un po' lottando. Queste sono domande che noi ci dobbiamo porre, a cui dobbiamo dare una risposta, no? Proprio per non rischiare noi stessi di non aver chiara qual è la direzione che sta assumendo il nostro colloquio e il nostro percorso. A volte c'è un singolo focus chiaro da focalizzare, cioè un obiettivo chiaro, specifico, quello è. A volte invece ci sono diverse possibilità problematiche, ci sono diverse situazioni che il paziente vorrebbe modificare, che sente il bisogno di modificare. Altre volte ancora il paziente si rivolge a noi senza avere chiaro effettivamente che cosa vorrebbe cambiare. E quindi si tratta di un focus piuttosto confuso e chiaramente quindi c'è bisogno di molto, di un po' più di tempo da esplorare insieme al paziente che cos'è, quali sono e quali potrebbero essere i suoi obiettivi e quali sono quelli più prioritari. Come fare? Quali sono le tecniche che noi abbiamo a disposizione, secondo il colloquio motivazionale, chiaramente a sostegno di questo processo di focalizzazione, soprattutto quando il focus non è chiaro, perché è poco male quando il focus è chiaro ed è già chiaro nel primo colloquio. Un po' più difficile è quando il focus non è chiaro immediatamente. Una delle tecniche utilizzate nel colloquio motivazionale si chiama proprio mappatura del percorso. Hanno scelto il termine mappatura proprio perché insieme al paziente viene costruita proprio una mappa, anche fisica, proprio si prende un foglio e si costruisce una mappa insieme al paziente del suo percorso di cambiamento, dove sostanzialmente si concorda in modo molto esplicito quale sarà il tema dei nostri colloqui, no? Quale sarà quindi il focus, l'obiettivo di quel colloquio nello specifico e del nostro percorso in generale. Provate ad immaginare chiaramente che una mappa di un paziente, più il paziente è complesso, più la mappa, diciamo così, diventa articolata. Immaginate che nella mappa ci possono essere diversi ovali, all'interno di ognuno dei quali troviamo un obiettivo. Chiaramente la tecnica della mappatura del percorso è come se avesse una prima fase iniziale dove abbiamo una visione dall'alto. Immaginate quasi di essere insieme al paziente una sorta di uccello che vola, no? Che plana, no? Sulla pianura e vede dall'alto quali sono tutti
gli obiettivi e quindi ho una visione un po' distante ma completa, diciamo così, di tutti gli obiettivi e di tutti i cambiamenti che quindi sarebbe opportuno, diciamo così, rincorrere. La mappatura del percorso poi prevede una seconda fase che è definita dagli autori come la fase di zoom, cioè io dall'alto vado invece dentro un singolo obiettivo e cerco proprio di approfondirlo, di esplorarlo, di declinarlo. Questo permette chiaramente di creare anche una priorità, una sorta di scaletta, sia scritta ma soprattutto mentale, no? Sugli obiettivi da perseguire, in modo sempre molto collaborativo e condiviso. Come si fa a favorire la focalizzazione? La si fa attraverso le quattro abilità di base che abbiamo visto prima. Quindi favorire domande aperte, riflettere quanto detto dal paziente, riassumere, mappare appunto insieme a lui tutti i suoi obiettivi e restituirglieli. Sostanzialmente la focalizzazione è proprio la mappatura del percorso, scusate, è come se fosse una metaconversazione, è parlare di che cosa andremo a parlare, cioè è fare il focus proprio su che cosa concentrarsi. Ad esempio, qui ho provato a riassumere in poche righe questo concetto di mappatura. Proviamo a guardarlo insieme. Mi chiedo se potremmo riflettere insieme su quale argomento sia più importante concentrarci. Ho annotato qui una breve lista di argomenti che ha sollevato e che le creano preoccupazione. Vorrei guardare con lei questa lista. Poi possiamo, e questa è la visione proprio dall'alto, no? Poi possiamo insieme discutere l'argomento della lista che lei ritiene prioritario in questo momento. E anche io potrei avere qualcosa da proporre, vedete anche la parte attiva da parte del clinico. Cosa ne pensa? Ovviamente scusate, alla risposta fornita dal paziente si dà ulteriore risposta attraverso il sostenere l'ascolto riflessivo e riassumere ulteriormente. La fase di focalizzazione prevede spesso anche tutto un pacchetto, diciamo così, volto allo scambiare informazioni. Cioè, c'è tutta una parte, voi lo sapete bene, fortemente psicoeducativa all'interno del percorso che noi condividiamo con i nostri pazienti, dove sostanzialmente noi spieghiamo anche al paziente che cosa sta succedendo. Però anche qui, nel fornire informazioni ed eventualmente anche qualche consiglio, lo si può fare in un modo che favorisce la motivazione al cambiamento. E questo schemino che vedete sotto con questa freccia, con queste tre caselle, rappresenta bene questo schema che ad esempio noi possiamo utilizzare nello scambiare informazioni con il paziente. È uno schema che gli autori Miller e Rolnick hanno proprio chiamato schema suscita, fornisci, suscita. Proviamo a guardarlo insieme. Il primo pezzetto di questo intervento apre con delle domande aperte, quindi posso aiutarla con qualche informazione? Cosa vorrebbe sapere in merito a quello che le sta succedendo? Cosa sa del disturbo di panico? Cosa conosce del disturbo ossessivo-compulsivo? Ecco, a queste domande seguirà chiaramente la risposta del paziente. Dopo quella risposta, noi forniremo le informazioni proprio focalizzandoci su ciò di cui la persona ha più bisogno, quindi senza fare ad esempio i trattati da super esperti, ma cercando proprio di focalizzarci su tutte quelle informazioni che riteniamo essere più utili al paziente e che il paziente stesso ci richiede, nel modo il più possibile chiaro e anche in una quantità gestibile, appunto, senza fare 40 minuti di trattazione o di lezione, diciamo così, magistrale con il nostro paziente. Alla fine di questo secondo step, che è quello di fornire appunto informazioni, nuovamente ci spostiamo in un pezzetto di discussione che di nuovo suscita una risposta, un approfondimento ulteriore, che è: ok, cosa ne pensa di quello che le ho appena detto? In che modo questa informazione può esserle utile? E soprattutto, che cosa non le è stato chiaro e che cosa la preoccupa? Chiaro? Datemi pure dei cenni. Ok, grazie. Ok. A
Appunto, lo scambiare informazioni, c'è un modo di scambiare informazioni che non è affatto conforme al colloquio motivazionale, e un modo di farlo invece conforme al colloquio motivazionale. Cioè, sono l'esperto, non conforme è quando io dico, ok, sono l'esperto del perché, del come i clienti devono cambiare e dei loro problemi, raccolgo informazioni sulle loro problematiche in stile appunto interrogatorio, colmo le lacune del cliente che capisce poco di sé, fornisco informazioni anche che a volte spaventano, che magari in quel momento non aiutano il paziente a motivarsi a cambiare, versus invece un approccio dove sicuramente io sono esperto in un campo di conoscenza, altrimenti il paziente nemmeno verrebbe da me, ma i clienti stessi sono esperti di loro stessi, io devo solo affiancarli in una maggiore e più approfondita comprensione di loro stessi. Io ho scoperto attraverso l'ascolto del paziente quali sono le informazioni che in quel momento sono utili per lui e le adeguo ai suoi bisogni e alle sue risorse. Ed è lo stesso cliente che mi dice appunto con la sua risposta quali sono le informazioni utili per lui. E sostengo continuamente l'autonomia del paziente, invece che, diciamo così, sbatterlo in una posizione di forte subordinazione. Ok, probabilmente questo terzo processo, quello dell'evocare, è il processo, diciamo così, che più caratterizza il colloquio motivazionale. Senza ombra di dubbio, il processo che ha dato uno slancio al colloquio motivazionale. Dico questo perché apro una piccola parentesi per chi non conoscesse in modo approfondito il colloquio motivazionale. Il colloquio motivazionale in realtà è uno stile di comunicazione che ormai, diciamo così, è presente in letteratura scientifica, nelle nostre realtà di clinici, da un sacco di anni, cioè ormai dagli anni Ottanta, no? Però, e si è non a caso, anzi, sviluppato proprio in un contesto legato alle dipendenze, alla patologia della dipendenza da sostanze. Origina proprio da quel settore lì. E non è un caso che sia originato proprio da quello. Perché? Perché sostanzialmente tutti i settori negli anni Ottanta che si occupavano di questo tipo di psicopatologia e di dipendenza patologica erano caratterizzati da una cosa molto comune, cioè che la maggior parte dei professionisti che operavano in questo settore ritenevano i loro pazienti particolarmente difficili, ostici, resistenti, non collaborativi, rifiutanti e così via. E i fondatori del colloquio motivazionale, Miller e Rolnick, si sono molto incuriositi rispetto a questa peculiarità che non accadeva in nessun altro settore della salute mentale, accadeva proprio solo lì. E incuriosendosi di questa cosa e quindi poi volendola anche verificare empiricamente, scientificamente, hanno visto proprio che la presenza di tante affermazioni orientate al mantenimento dello status quo, quindi non voglio cambiare, non voglio modificarmi, erano fortemente influenzate dal modo in cui il terapeuta stava in relazione col paziente. E quindi si sono cominciati a chiedere, ma forse è bene che ci formiamo, cioè che noi terapeutici ci formiamo per imparare un modo di comunicare con questi pazienti che favorisca invece la loro motivazione al cambiamento, non che favorisca invece la loro resistenza e il mantenimento dello status quo. E da quel momento lì in poi hanno cominciato proprio sbobinando una marea infinita di colloqui, hanno visto proprio come spesso veramente il terapeuta non riuscisse a riconoscere, a riflettere, ad evocare le affermazioni orientate al cambiamento da parte del paziente. E quindi da lì in poi, diciamo così, hanno proprio così messo in piedi questo stile di comunicazione, aggiustandolo nel corso degli anni. E l'ultima edizione che gli autori hanno presentato nel 2014, quindi molto,
molto recente, l'hanno, diciamo così, maneggiata, l'hanno fatta evolvere anche in complessità fino ad arrivare ad ora. L'hanno talmente tanto affinata e anche migliorata nel corso degli anni da renderla adattabile non solo ai contesti di salute in generale, cioè quindi, non lo so, le persone che devono fare una dieta, le persone diabetiche, oppure quelli che abusano di sostanze, eccetera, ma hanno fatto sì che diventasse una modalità di comunicazione che veramente può essere spesa in qualsiasi contesto che abbia a che fare con la salute mentale, ok? E quindi anche all'interno delle nostre stanze. Come vi dicevo prima di questa piccola parentesi storica, il processo che indubbiamente di più caratterizza il colloquio motivazionale è quello dell'evocare. Che cosa significa evocare? Evocare implica il far emergere la motivazione al cambiamento del cliente, allo scopo quindi di aiutare la persona a risolvere l'ambivalenza in direzione del cambiamento. E quindi le domande che noi ci possiamo porre da terapeuti e che dobbiamo sempre tenere attive nella nostra mente sono: quali sono le ragioni per cambiare di questa persona? Che motivi ha questa persona per cambiare? Quali sono le difficoltà che la persona incontra in questo cammino? Sono più relative a quanto è importante cambiare oppure no? O sono ad esempio più relative a quanto la persona ha fiducia di potervi riuscire oppure no? Quali sono le affermazioni orientate al cambiamento che ho ascoltato e che ho riconosciuto all'interno del colloquio? Dopo vedremo quali sono le affermazioni a cui noi dobbiamo prestare attenzione. E il mio riflesso a correggere mi sta facendo correre verso il cambiamento con una velocità diversa del paziente, dal paziente? Che cos'è questo riflesso a correggere? È un riflesso che abbiamo spesso noi terapeuti, no? Che è quello spontaneo desiderio di chi pratica appunto professioni di aiuto di mettere a posto le cose del cliente, possibilmente anche in fretta, per prevenire i pericoli e promuovere il loro benessere. Quindi il nostro obiettivo è molto nobile, ma a volte precorriamo i tempi e andiamo ad un'andatura che è nettamente diversa da quella del paziente e magari spingiamo appunto in una direzione e a focalizzare un obiettivo che non è il suo e ad evocarne le motivazioni senza che in realtà il paziente ci stia seguendo. Vediamo insieme come riconoscere queste affermazioni orientate al cambiamento. Ecco. Gli autori del colloquio motivazionale sono molto precisi su questo pezzo di processo. Dicono: ci sono all'interno del colloquio tutta una serie di espressioni verbali che io devo diventare abile a riconoscere, perché mi dicono se il paziente, diciamo così, si sta muovendo verso il cambiamento, è orientato in quella direzione, o se invece è più orientato al mantenimento dello status quo. Ovviamente poter rispondere a queste affermazioni orientate al cambiamento o al mantenimento dello status quo presuppone che io clinico sia abile a riconoscerle, altrimenti chiaramente non posso nemmeno rispondervi. Quali sono le affermazioni orientate al cambiamento? Il colloquio motivazionale distingue tra affermazioni orientate al cambiamento di preparazione, e affermazioni orientate al cambiamento di attivazione. Vediamo le prime. Le prime si dividono a loro volta in quattro sottocategorie. Ci sono affermazioni legate al desiderio, quindi voglio, mi piacerebbe, vorrei fare quello specifico cambiamento, quella specifica cosa, andare in quella specifica direzione. Poi la capacità, quindi posso, potrei, sono in grado, sarei in grado di fare quella cosa. Che ragioni e che motivi ho per farlo? Cioè, se lo facessi allora potrei, non lo so, se riuscissi ad espormi un po' di più e a guidare in auto, potrei essere molto più autonomo nel lavoro, nel muovermi con i miei amici e così via. E anche poi il bisogno. Ho bisogno, devo, è necessario e così via. Qui devo essere molto attento durante il colloquio a cogliere questi indicatori, questi segnali verbali orientati al cambiamento di preparazione. Poi ci sono altrettante affermazioni, segnali verbali che ci dicono che è in atto
un'affermazione orientata al cambiamento di attivazione, che di solitamente avviene proprio in uno step successivo a quello di preparazione, che ha a che fare proprio con l'impegno, quindi lo farò, intendo farlo, alla mobilizzazione, cioè sono pronto a, sono preparato a fare quella cosa lì, andare in quella direzione lì, e proprio fare passi avanti, cioè quindi ad esempio ho fatto questa cosa, sono riuscito a fare quella cosa lì, mi sono mosso lì un po'. Ecco, voi immaginate che tutte queste affermazioni declinate in queste sottocategorie possano, se rigirate al contrario, essere invece manifestazioni di un'affermazione orientata al mantenimento dello status quo. Chiaramente io devo essere abile a riconoscere anche quando vanno nella direzione di mantenimento dello status quo. Ok, questa figura vi mostra proprio un parallelismo proprio tra la progressione delle affermazioni orientate al cambiamento, che vedete nell'area più a sinistra, e gli stadi del modello transteoretico del cambiamento, che forse voi conoscete, avete incontrato nel vostro percorso di studio. Vedete una fase di precontemplazione, di preparazione, poi di azione. E vedete come le affermazioni orientate al cambiamento di preparazione continuino a progredire nel passaggio da una fase di precontemplazione ad una di preparazione. E come proprio invece le affermazioni orientate al cambiamento di attivazione si muovono più nella direzione proprio dell'azione. Bene, veniamo alla parte più interessante forse, no? Cioè, dopo che io so, conosco quali sono le affermazioni orientate al cambiamento e quindi sono nella condizione di poterle riconoscere, come faccio a evocare affermazioni orientate al cambiamento quando queste, diciamo così, timidamente si palesano oppure alle volte quando c'è proprio bisogno di sostenerle, di riattivarle? Ovviamente qui ci vengono incontro, vengono in nostro aiuto le abilità di base del colloquio motivazionale e alcune piccole tecniche che adesso vediamo insieme. Innanzitutto fare domande aperte, la cui risposta è un'affermazione orientata al cambiamento. Cioè, ad esempio, come le piacerebbe che cambiassero le cose? Oppure, cosa sta cercando nell'aderire a questo trattamento? O ancora, cosa pensa che sarebbe in grado di cambiare? Quali potrebbero essere alcuni vantaggi di cambiare, di fare questa cosa? Vedete, sono tutte domande aperte che implicano che la risposta sia proprio essa stessa un'affermazione orientata al cambiamento, che noi abilmente coglieremo e rifletteremo con l'abilità di ascolto riflessivo oppure di riassunto al paziente. Anche la domanda quanto è importante per lei cambiare, cosa ritiene che debba cambiare, sono tutte domande aperte che favoriscono l'evocare di affermazioni orientate al cambiamento. Un'altra possibilità molto utile da utilizzare è il regolo dell'importanza. In che cosa consiste questa piccola strategia? Chiediamo sostanzialmente al paziente su una scala da 0 a 10 quanto direbbe che per lei è importante fare questo cambiamento. Una volta che il paziente ce l'ha indicato, cioè ci ha detto, che ne so, 6, su una scala da 0 a 10 dove 0 è assolutamente non importante e 10 è importantissimo, vitale, il paziente ad esempio ci dice 6. La nostra risposta quale sarà? Perché si è segnato a 6 e non a 0 o ad un numero inferiore a quello indicato. In prima battuta. E in seconda battuta, cosa le servirebbe per andare dal numero che ha indicato ad un numero più alto? Vedete, no? Ad esempio, che è molto diverso dal porre una domanda che va nella direzione del perché si è segnato a 6 e non a 10? Perché già questo mette il paziente nella posizione di vedere, caspita, cioè non ce la faccio, sono qua, dovrei arrivare fino a là, no? Mamma mia, quanto mi manca! Cioè, come dire,
è più probabile che crei un blocco. Invece, se noi facciamo questa domanda, come mai a 6 in 1 a 0, diamo già un rimando ad un paziente che lui ha già ragionato sul concetto di importanza ed eventualmente anche sulla sua capacità di apportare quello specifico cambiamento. E soprattutto, come dire, anche un modo di sostenerlo nel suo sforzo, nel suo impegno, a riflettere su questa cosa. E poi chiaramente apre anche la possibilità di dire, ok, secondo lei come potremmo ulteriormente implementare questa cosa qua? Cosa potrebbe aiutarla per andare in quella direzione lì? Sempre in uno stile di domanda aperta che implichi riflessione e approfondimento da parte del paziente. Un'altra possibilità è quella di esplorare gli estremi. Cosa le preoccupa di più? Quali sono i costi più alti che paga perseguendo questo tipo di comportamento? Se realizzasse con successo il cambiamento che vuole, in che modo le cose potrebbero essere diverse? Vedete, sono domande che permettono di vedere da un lato di un continuum, quindi da un estremo, i costi e il prezzo che il paziente paga, in questo momento mantenendo lo status quo. E allo stesso tempo anche una domanda che ci permette di immaginare, di intravedere cosa potrebbe esserci di diverso se invece andassimo in quella direzione? La quarta possibilità è definita dagli autori guardare avanti. Ad esempio, potrebbe essere: vedo che lei è molto preoccupato in questo momento, come le piacerebbe che le cose cambiassero nel futuro? Appunto, una domanda che dà slancio su possibilità di modificazioni e di cambiamento. Ovviamente nel colloquio motivazionale solitamente non si sta ad evocare e ad esplorare e ad approfondire le affermazioni orientate al mantenimento dello status quo, ma viene dato chiaramente sostegno o risalto a tutte le affermazioni invece orientate al cambiamento. Appunto, come abbiamo già anticipato, come rispondere alle affermazioni orientate al cambiamento? Quando il paziente offre queste affermazioni, il terapeuta dovrebbe riconoscerle e rinforzarle, chiedendo ad esempio di elaborarle, sostenendo il cliente con quell'abilità di base che è il sostenere, attraverso un ascolto riflessivo, attraverso il riassunto. Il riassunto in questo caso potrebbe essere proprio un bouquet, proprio costituito dalle affermazioni orientate al cambiamento che il paziente fornisce, ci fornisce. Perché sentirle da una voce esterna permette al paziente proprio di vederle e di sentire quanto effettivamente è motivato in quella direzione. Ovviamente dobbiamo essere in grado anche di rispondere alle affermazioni orientate al mantenimento dello status quo. Come lo facciamo? Innanzitutto tenendo sempre a mente che sono una parte normale del processo di cambiamento e che non vanno lette come una resistenza alla terapia o addirittura a noi, no? Ad esse si risponde sempre attraverso l'ascolto riflessivo, sempre anche valorizzando l'autonomia del paziente, quindi dicendo sì, insomma, lei ha nel diritto di rimanere fermo qua se in questo momento ritiene che non possa fare diversamente. E anche attraverso alla ristrutturazione. La ristrutturazione è una tecnica, una modalità molto cara a noi terapeuti cognitivo-comportamentali, a noi cognitivisti, che ci permette proprio di fronte a un'affermazione di un paziente di favorire in esso la costruzione di alternative di pensiero. Ok, tu pensi questa cosa rispetto a questa situazione. In che altro modo in che altro modo potresti valutare quella situazione lì? A che cos'altro, che altro pensiero potresti formulare in questa situazione che ti permette di avere un maggiore benessere? Ok, l'ultimo processo del colloquio motivazionale è proprio quello di pianificare. Quindi dopo che abbiamo stabilito una relazione, abbiamo focalizzato il focus del nostro intervento e l'abbiamo condiviso con il paziente. Dopo che abbiamo evocato la motivazione al cambiamento del paziente, siamo finalmente giunti alla fase di pianificare effettivamente il cambiamento. Pianificare comprende sia lo sviluppo dell'impegno a farlo, dell'impegno al cambiamento, sia la formulazione proprio di un piano concreto.
Quindi le domande che è utile tenere a mente nella nostra mente è: quale potrebbe essere il prossimo passo verso il cambiamento? Cosa potrebbe aiutare questa persona ad andare avanti? Ho tenuto conto che devo appunto evocare un piano insieme alla persona e non prescriverlo dall'alto. Ho chiesto il permesso di dare consigli, di dare le informazioni necessarie. Sto mantenendo un atteggiamento di pacata curiosità su ciò che potrebbe far stare meglio questa persona o sto molto spingendo verso un piano che magari è solo mio? Come si favorisce questa fase di pianificazione? Innanzitutto attraverso una grande opera di riassunto, di ricapitolazione di tutto ciò che è avvenuto fino a quel momento, quindi sia della focalizzazione sia delle motivazioni che sono state evocate a sostegno del cambiamento. Per poi passare a quella che gli autori definiscono domanda chiave, cioè bene, e adesso concretamente come immagini di poter procedere per attuare effettivamente questo cambiamento per lei importante? Cioè quali sono i passaggi concreti per andare in quella direzione lì, per raggiungere quell'obiettivo lì? E qui si pianifica, si fa un planning proprio con il paziente, molto, molto condiviso, molto discusso. Ok, allora direi che possiamo, Roberta, passare ad introdurre il professor Ruggero. È un grande piacere averlo qui con noi oggi perché è un clinico, un ricercatore di grande spessore. E di una vastissima conoscenza nel settore della psicoterapia cognitiva. E quindi è sempre un momento ottimo e estremamente formativo poterlo ascoltare. Giovanni Maria Ruggero è uno psichiatra e psicoterapeuta, è direttore della scuola di specializzazione in psicoterapia, è didatta e supervisore di studi cognitivi ed è anche professore presso la Sigmund Freud University di Milano. Oggi ci parlerà del cambiamento clinico e dell'importanza della formulazione condivisa del caso, cosa a cui accennavamo fin dall'inizio di questo incontro, no? Come prima mossa proprio per favorire il cambiamento della persona. Mentre parlavi, Valerio, ho messo questa slide che sono Grazie. la direzione scientifica della scuola. Quando prima mi presentavo il progetto, ovviamente didattico della scuola, mi riferivo alla direzione scientifica. Parliamo appunto di Sandra Sassaroli, che 20 anni fa ha deciso ovviamente di fondare la prima scuola, in realtà nata a Bolzano. Io ho scoperto poco tempo fa che non era a Milano ma a Bolzano la prima, poi è arrivata a Milano, poi a San Benedetto, poi piano piano si è diffusa ovviamente in tutte le parti che abbiamo visto e nelle sedi che abbiamo visto. Quindi oltre ai responsabili di sede, che effettivamente è una persona presente fisicamente, quindi durante le giornate di lezione, e ovviamente spesso è anche un didatta o un supervisore, ci sono ovviamente queste tre persone che sono ovviamente le persone che hanno fondato la scuola, quindi Sandra Sassaroli, poi è arrivato nel tempo, subito dopo, Giovanni Maria Ruggero e poi Gabriele Caselli, che appunto gestiscono tutta la parte proprio di disegno scientifico. Va bene, allora una presentazione del modello cognitivo, essendo una scuola cognitiva, quindi che ipotizza che emozioni, comportamenti, ma poi soprattutto sintomi, sono non proprio direttamente creati dal pensiero, come si dice in maniera più semplicistica, anche per criticare la terapia cognitiva, sono influenzati e in parte controllati, ma ciò dai pensieri. Ma ciò che conta più di tutto è chiaro che stati emotivi, ancora di più i sintomi, che sono il momento in cui le emozioni diventano ostacoli e quindi disturbi e non più segnali per rapportarsi alla realtà, sono influenzati da tante cose. Il pensiero, tra tutte le cose che influenza l'emozione e il sintomo, anche se non si è d'accordo che sia la principale influenza, sia comunque l'influenza più direttamente controllabile dalla volontà. Quindi è quella su cui più direttamente si può agire per cercare di star meglio.
breve termine e poi anche a lungo termine, o comunque combinato poi con altri elementi che però non possono essere controllati volontariamente, partecipa poi a costruire un maggiore benessere. Ho detto che i sintomi sono nel momento in cui le emozioni diventano ostacoli. Per esempio, l'ansia mi serve ad affrontare le situazioni, un certo grado di ansia, le situazioni problematiche, le sfide, ma diventa un ostacolo quando, invece di essere uno stimolo, appunto, i pazienti la interpretano come un segnale di inadeguatezza. La tristezza a sua volta può essere un segnale che qualcosa non ci soddisfa nella nostra vita. Diventa un ostacolo quando ancora una volta la usiamo per definirci dei falliti. Insomma, ecco, i sintomi, vediamo ancora una volta l'influenza del pensiero. Sono emozioni che utilizziamo per definire in maniera paralizzante noi stessi, invece che utilizzarli per gestire la realtà. Come si è visto in maniera più divulgativa nel film, quel film di cui mi sfugge sempre il nome, quello della Pixar sulle emozioni, non mi ricordo mai come diamine si chiama, se qualcuno si ricorda, quello delle emozioni in cui... Inside out. Sì. Inside out, sì. Per la verità avveniva una cosa interessante in cui veniva segnalato in quel particolare film, che quindi segnalava un disturbo abbastanza complesso, in cui era la gioia addirittura che era l'ostacolo, anche la gioia può esserlo in alcuni disturbi, per cui la ragazzina protagonista, con la pretesa di essere sempre contenta, non riconosceva le situazioni problematiche, non usava nella maniera giusta la tristezza. In altri disturbi invece è la tristezza che prevale, la depressione appunto. Nei disturbi d'ansia prevale l'ansia e la paura, eccetera, eccetera. Ecco qua. I principali modelli cognitivi sono la CBT di Beck, Cognitive Behavioral Therapy, quella che poi su cui tutti si sono un po' seduti, come con comodità, perché è quella che ha ottenuto i dati di efficacia più rigorosi ancora adesso. È la principale terapia presentata nelle linee guida delle principali agenzie sanitarie di prestigio mondiale. Ha fatto capolino qualche altra terapia in alcuni disturbi, ma nessuna psicoterapia veramente spodestato la CBT, soprattutto per i disturbi d'ansia e depressivi. Poi c'è la grande area dei disturbi di personalità, in cui non è affatto vero che la terapia cognitiva non sia adatta, diciamo che non svetta, si è creato uno strano, come dire, artificio retorico, per cui approfittando del fatto che la terapia cognitiva svetta per l'ansia e la depressione, ma non svetta rispetto alle altre per i disturbi di personalità sarebbe meno adatta, invece è altrettanto adatta. Poi c'è qualche iniziale segnale di prevalenza per altre terapie, comunque tra l'altro apparentate poi con la terapia cognitiva. Terapie leggermente meno note come la DBT, la Dialectical Behavioral Therapy, che è particolarmente adatta per i disturbi di personalità con rischio di suicidio. E poi un'altra terapia, la schema therapy, anch'essa comunque di derivazione cognitivo-comportamentale. Quindi la situazione continua a rimanere buona anche in questo periodo di evoluzione, in cui rispetto agli anni 90, per fortuna, anche altre terapie stanno tentando di ottenere questa conferma empirica. Ripeto, ci sono anche altre terapie di derivazione non cognitiva, per esempio, o parzialmente cognitiva, poi la famosa MDR per il trauma, la terapia fondata sulla gestione dei movimenti oculari, ma non solo, ci sono dei grossi componenti cognitive, oppure la MBT, la Mentalization Based Therapy, una terapia di derivazione psicodinamica fondata da Fonaghi, che però nel termine stesso, Mentalization Based,
presenta componenti cognitive non poco significative. Però stiamo sulle nostre, sono la CBT, come ho già detto, o la REBT, R-E-B-T, la terapia di Ellis. Sono i due padri fondatori, Beck ed Ellis. Quella di Ellis meno solida empiricamente di quella di Beck, ma fondata su principi simili. Quella di Beck poi che c'è sia la solidità teorica che i dati empirici. In un modello cognitivo il paziente ci porta delle situazioni problematiche che non riesce a gestire emotivamente bene, secondo l'esempio che ho fatto pochi minuti fa. Le emozioni le utilizza male, sono ostacoli e non segnali utili. Li utilizza per definirsi in maniera paralizzante, cioè dalle emozioni produce dei pensieri disfunzionali negativi, non valgo nulla. L'idea della terapia cognitiva è fare il percorso inverso, ricostruire, partire da nuovi pensieri, mettere in discussione quelli vecchi, quelli paralizzanti, quelli negativi, autodistruttivi, per esempio non valgo nulla, e poi costruendo pensieri più positivi, attendersi anche un miglioramento emotivo. Ad esempio, come fa la persona al di là dell'interpretazione catastrofica del proprio tono dell'umore, veramente a ritenersi un completo fallito, una completa fallita? Ecco. Cerchiamo, questo è l'aspetto della terapia cognitiva a volte che lascia più sconcertati chi inizia a fare questo trattamento, o no, non chi inizia a fare il trattamento perché in realtà i pazienti si trovano bene, chi inizia a studiarlo e a addestrarsi. È possibile semplicemente pensando che in altri luoghi della mia vita io non sono, anche in quello che mi preoccupa, non sono un tale fallimento, cominciare a provare emozioni diverse? È un percorso non breve, nemmeno lungo. Ci vuole appunto una formazione come quella che cerchiamo di offrire noi, e il rapporto tra pensieri e emozioni va approfondito nella sua complessità, ma anche nella sua linearità. I dati ci dicono che molti pazienti rispondono bene a questa cosiddetta ristrutturazione cognitiva dei pensieri, ma non è solo un'emozione, anche i comportamenti sono importanti. La terapia cognitiva riprende dalla sua radice comportamentale uno stimolo, un incoraggiamento al paziente a rimettersi in discussione, a frequentare quelle situazioni problematiche che lui finora evitava, come per esempio affrontare gli esami, affrontare la vita sociale, coinvolgersi socialmente, relazionalmente, affettivamente, mettersi alla prova, cioè rientrare in contatto con le emozioni problematiche in modo da imparare di nuovo a utilizzarle come informazione e non come minaccia. Alla lunga, perfino la reazione fisiologica di tutte, sicuramente la meno controllabile, il battito del cuore, la sudorazione, non in maniera diretta, però ci si aspetta un loro miglioramento. Ecco, nella terapia cognitiva comunque non ci aspettiamo che noi la facciamo e il paziente cambi passivamente. Noi condividiamo continuamente questo modello, quello precedente, dell'illustrazione precedente. Questo modello viene illustrato, esposto al paziente in modo che lo utilizzi come strumento attivo. Insomma, non è un antibiotico somministrato, ma è un lavoro in comune. Cioè, in parole semplici, noi spieghiamo al paziente questa relazione tra pensieri ed emozioni e lo incoraggiamo a provarci sulla base della condivisione di questo modello. Questa operazione si chiama formulazione condivisa del caso. Prima di tutto lo invitiamo a rendersi conto che nello stato emotivo non è solo una percezione passiva, ma anche qualcosa che lui pensa o che lei pensa. Cosa le sta passando per la testa in questo momento? Quindi c'è qualcosa che pensa di attivo, che partecipa a rendere negativa la situazione. Non è solo una percezione passiva. Da cui poi viene questo modello che abbiamo già visto, avevo già anticipato prima. La reazione emotiva
il ritiro comportamentale, resto in silenzio e poi la reazione fisiologica. Il tutto in una situazione problematica, come può essere per un soggetto con ansia sociale impegnarsi in una operazione sociale, porre una domanda e pensare subito. Non si tratta solo di avere ansia, ma anche di pensare qualcosa. Verrò criticato. L'ansia va lasciata lì. Non possiamo agire sull'ansia in maniera diretta, ma sul pensiero. È proprio vero? Come facciamo a dire che verrò criticato? Possiamo agire. Insomma, quanto crede a questo pensiero? Come la fa sentire? Questo è l'inizio del cosiddetto dialogo socratico. O in un'altra tecnica, quella rebut, il disputing. Una volta, insomma, che i pensieri che non ci aiutano sono stati identificati, incoraggiamo il paziente a metterli in discussione. Tuttavia, ripeto, questa è un'evoluzione più recente della terapia cognitiva, ma era già presente ai suoi inizi. Non si tratta solo di mettere in discussione, ma di rendere consapevole il paziente che lui, in prima persona, può mettere in discussione i suoi stessi pensieri. Sta per essere pubblicato un libro di un clinico cognitivista molto prestigioso, Robert Ley. Titolo è appunto Dobbiamo credere ai nostri pensieri, il che può essere abbastanza paradossale. Come? Non dobbiamo credere a noi stessi, i nostri stessi pensieri? No, i nostri pensieri sono dei fenomeni che attraversano la nostra mente, non ci caratterizzano in maniera così definitiva e strutturale. Al contrario, sono degli eventi che accadono e che possiamo. Da cui possiamo distaccarcene. Questo stato di distacco è appunto uno stato critico, una condizione di auto-osservazione e di capacità di, come si dice, metacognitiva, di pensare dei pensieri sui propri pensieri. Chi l'ha detto che devo credere a questo che sto pensando? Così, per esempio, questo è un esempio di messa in discussione socratica di alcuni pensieri che colpiscono chi ha l'ansia sociale. È possibile, anche se improbabile, che qualcuno sia critico nei miei confronti, ma è solo una possibilità. Certo, la possibilità peggiore, se dovesse accadere, non sarebbe gradevole. Ecco, qui aggiungo alcune cose, ma non è detto che questa sgradevolezza sia intollerabile. Ho altre cose scritte qui, è più probabile che i miei commenti siano in realtà utili agli altri. Questo è il modo di lavorare più di Beck, quello più ottimistico e positivo. Nell'interazione sociale andrà meglio di quello che io temo ragionando con le mie emozioni. Poi c'è anche l'impostazione di Ellis, che forse in queste diapositive non è presente, anche se dovesse verificarsi lo scenario peggiore, quindi non lavoriamo solo contro le emozioni, ma anche nella gestione delle emozioni, questo scenario peggiore, cioè veramente alcuni episodi sgradevoli di tensione sociale nel dialogo con gli altri o perfino di rifiuto, potrebbe essere molto sgradevole, ma non intollerabile. Ecco, tra l'altro, volevo anticiparvi che queste diapositive che sto mostrandovi ora fanno parte del corpo didattico, del materiale didattico della nostra scuola, quindi vi diamo anche un piccolo saggio. Naturalmente c'è anche l'alleanza terapeutica. La quale alleanza terapeutica? Però in terapia cognitiva non la concepiamo come una sorta di atmosfera di collaborazione generica. Non voglio nemmeno suggerire poi che in altre terapie sia così. In realtà ogni psicoterapia ha una propria specifica definizione operativa di alleanza. Noi infatti siamo abbastanza contrari a una definizione generica. Ogni psicoterapia ha il suo tipo di alleanza specifica e nel caso particolare della CBT l'alleanza è la condivisione della concettualizzazione del caso, cioè di quello schema, torno ancora una volta indietro con le diapositive che ho mostrato prima. Questo schema non è uno schema che c'ha il paziente, no, che c'ha il terapista in testa e non condivide col paziente, ma viene continuamente condiviso in termini anche molto pratici.
su un foglio di carta, su una lavagna luminosa appesa al muro, alla quale il terapista si avvicina e comincia a compilarla, a riempirla in collaborazione col paziente. Mi racconti le situazioni, cosa le passa per la testa in quel momento, come si sente, cosa fa, cosa sente, e secondo lei si sente così e fa questo in base a cosa? Magari proprio a questi pensieri che abbiamo appena visto. E questi pensieri dobbiamo per forza crederci, poi si fornisce il razionale del trattamento. Non ci si limita a mettere in discussione i pensieri, a criticare, ma si invita il paziente a cogliere la connessione tra il pensiero e l'emozione e ad assumere questo schema come uno schema, uno strumento che egli si può portare a casa tra una seduta e l'altra. Questo è molto importante. La seduta non può essere più concepita, semmai lo è stata, come un episodio isolato nella settimana in cui avviene una scoperta, come dire, a suo modo, non voglio, salvifica, un'epifania, dopo la quale mi passano i sintomi. Al contrario, è soltanto una sorta di dimostrazione, di piccolo allenamento, che il paziente poi deve continuare a fare da solo per tutta la settimana in continuazione, ogni qualvolta si presenti una di quelle situazioni problematiche che tanto gli creano infelicità. D'altronde ricordiamocene anche le vecchie terapie in cui sembrava che tutto dovesse accadere durante la seduta, in realtà erano psicoterapie che prevedevano molte sedute a settimana, quindi l'evento veniva moltiplicato moltiplicando le sedute. La psicoterapia cognitiva si basa su sedute settimanali, ma soprattutto si basa su compiti a casa che continuamente dovrebbero, il paziente viene invitato a completare, eseguire, quindi una psicoterapia 24 ore su 24. La seduta settimanale è solo un elemento di tutto il processo terapeutico. Quindi si lavora in maniera collaborativa, spero di aver dato un esempio di questo lavoro. E sul momento presente, sul qui e ora, cosa ti è passato per la testa in quel momento in cui stavi male? Naturalmente, però, c'è anche un po' di lavoro sul passato che non viene trascurato, magari non è così approfondito come in altre psicoterapie, ma al tempo stesso non è trascurato. Anzi, potremmo dire che è merito specifico della particolare forma del cognitivismo che ha assunto in Italia dare maggiore importanza al lavoro sul passato, come momento in cui si è appreso a ragionare in maniera disfunzionale, dove hai imparato che quando ti senti triste in realtà saresti inadeguato. Questo lavoro sul passato però ancora una volta non viene concepito come una specie di rivelazione che farà star bene il paziente spontaneamente, ma solo come un altro elemento per riuscire a distaccarsi dai propri pensieri automatici. Ecco, questo esercizio continuo, alcuni concetti li anticipati, si fa pratica con gli strumenti appresi in seduta tra una seduta e l'altra. Le idee vanno messe alla prova, ma più che mettere alla prova la singola idea, si esorta il paziente a prendere definitivamente un atteggiamento di continua messa alla prova dei suoi stessi pensieri, più che criticarne uno solo e poi basta. Le sedute sono strutturate, si comincia appunto con la condivisione del caso. Ogni seduta, ricordiamo al paziente iniziando, allora lo schema della sua sofferenza è che in certe situazioni ben determinate, per esempio le situazioni sociali, lei prova alcune emozioni, per esempio la vergogna, e le interpreta come segnale della sua supposta scarsa capacità di stare bene in mezzo agli amici. E poi abbiamo anche appreso che lei nel momento in cui riconosce questa emozione, questo pensiero, soprattutto, non lo dà per scontato, ma lo mette alla prova. Molti pazienti, soprattutto nel primo ciclo di sedute,
tornano dicendo non funziona, non ci riesco, perché? Perché hanno fatto l'errore ennesimo di aspettarsi che, avendo fatto la seduta, non si ripresentassero più le emozioni negative, nel caso dell'ansia sociale, la vergogna. E noi continuiamo a ricordare per alcune sedute, finché lo schema non viene introiettato, che non ci aspettiamo che la vergogna non si presenti più, ma che il paziente apprenda a non interpretarla come un segnale di inadeguatezza. Insomma, lei sta in mezzo a degli amici, e come tutti, e delle amiche, e come tutti, stare in questa situazione è gradevole sicuramente, è gratificante, ma può essere anche impegnativo. Bisogna essere comunque abbastanza calorosi e simpatici, in parte spontaneamente, ma in parte anche no. Bisogna anche sopportare momenti sgradevoli, l'amica o l'amico che magari in buona fede ti fa una battuta un po' cattiva. Bisogna saper reagire con rilassatezza e non con permalosità o peggio con aggressività. E tutto questo non è spontaneo, è appreso. Insomma, ancora una volta, non possiamo aspettarci che le emozioni non ci sono, dobbiamo solo imparare a usarle in maniera costruttiva, e questo non è spontaneo, bisogna esercitarsi. Ecco qualche figura, diciamo così, storica: il comportamentismo, Skinner e Watson, ma anche alcune radici storiche, addirittura millenarie. Il pensiero stoico, romano e greco, è alla base. Proprio come capacità, la famosa frase di non so quale stoico, forse Seneca, forse Epitteto, entrambi: dammi la forza, o Signore, di sopportare quello che non posso cambiare e di cambiare, e di impegnarmi invece a cambiare quello che posso. C'è già in entrambi, sia la rebet di Ellis, sopportare le emozioni, sia l'intervento comportamentale, impegnarsi attivamente nel cambiamento, eccetera, eccetera. George Kelly invece è una figura a base del cosiddetto costruttivismo, una variante della terapia cognitiva, proprio quella che si impegna di più nella terapia del significato personale di questi pensieri negativi. Significato personale vuol dire che non si tratta solo di errori cognitivi, ma di pensieri che hanno una propria storia all'interno della personalità del paziente. Per cui, per esempio, quelli che adesso sono errori cognitivi, ritirarsi, non impegnarsi nel rapporto sociale, provare una forte vergogna, un tempo hanno avuto il loro senso e la loro utilità. Per esempio, in una situazione altamente familiare o ambientale, altamente punitiva e criticista, può aver avuto senso non impegnarsi troppo nella relazione sociale. Adesso che però si tratta di crescere, di uscire fuori dal bozzolo familiare, impegnarsi nell'adolescenza o nella maturità, ancora meglio o ancora peggio, occorre mettere in discussione i vecchi pensieri. Insomma, i vecchi pensieri non sono proprio dei guasti, degli errori, ma qualcosa che ci è servito e che però continuiamo a utilizzare in maniera un po' meccanica. È così. C'è una convergenza tra Kelly e Beck, cioè tra costruttivismo e cognitivismo. Alla fine c'è comunque una meccanizzazione di pensieri. Ecco vari altri esponenti, questi molto più o più recenti. Beck, che applica questo modello alla depressione, Salkowski, che lo applica al disturbo ossessivo-compulsivo, Clark, che lo applica al panico e all'ansia sociale, Beck, che insieme a Freeman lo apre ai disturbi di personalità, Fairbairn ai disturbi alimentari, Ehlers al disturbo post-traumatico da stress. Prima ho accennato alla particolare indicazione della cosiddetta MDR al trauma, ma non dimentichiamo che in realtà, sempre in queste famigerate linee guida, la terapia di elezione rimane quella cognitiva per il disturbo post-traumatico da stress, a cui si è aggiunto, non sostituito, si è aggiunto l'MDR, indicato per alcuni casi, poi tra l'altro.
Poi ci sono le terapie, come dire, non qui sembra quasi sono apparentate, ci sono vari gradi di parentela che analizzeremo nel corso di 4 anni a vari livelli. Sarebbe veramente troppo lungo adesso accennare a tutte queste terapie, qualche accenno qua e lì. Spesso c'è un recupero, per esempio, dell'aspetto comportamentale, effettivamente un po' trascurato. C'è qualcuno che ha fatto domande? Ah no, sono le domande vecchie. Un po' trascurato da Beck. È recuperato, per esempio, nella terapia dialettico-comportamentale, proprio quello che citavo prima, particolarmente indicata per i disturbi di personalità. La schema therapy è una terapia derivata da Beck, Jeffrey Young è stato uno dei suoi principali allievi, con una particolare applicazione per i disturbi di personalità, con dei dati preliminari molto promettenti. Si candida a la schema therapy a un futuro golden standard per i disturbi di personalità. Qui il nostro modello è messo tra le terapie. In realtà questo è un'inesattezza di questa nostra diapositiva. Noi non proponiamo affatto una nuova terapia, anzi, noi vogliamo insegnare la CBT. La LIBET non è una terapia, ma è una procedura di formulazione condivisa del caso, proprio quell'elemento che sta diventando sempre più centrale nel processo terapeutico cognitivo per la costruzione dell'alleanza. Questo si intende quindi per LIBET, una procedura di formulazione del caso condivisa con cui costruire l'alleanza terapeutica in termini puramente cognitivi e non eclettici. Vabbè, l'efficacia ne ho già accennato, che può essere poi a sua volta riassunta nelle meta-analisi, come per esempio questa qui di Hoffman. E non c'è molto altro da aggiungere sull'efficacia. Come ho già anticipato, tra tutti i disturbi sono soprattutto quelli d'ansia e depressivi che sono particolarmente rispondenti, più che per tutte le altre terapie. Ma ripeto, gli altri disturbi non è vero che non rispondano alla terapia cognitiva. Non facciamoci ingannare da questo trucco retorico. Il trucco retorico consiste nella terapia cognitiva funziona nei disturbi d'ansia e non per le altre. No, il dato è che la terapia cognitiva funziona più delle altre terapie per i disturbi d'ansia, e altrettanto delle altre terapie per gli altri disturbi.